All'interno di, io dico, del tempio della musica, dove si suona veramente, dove ci sono gli strumenti, dove ci si incontra tra musicisti qui a Napoli, e dico soltanto Upstrock, dico Via Coroglio, dico Massimo Italiano e dico che qui c'è la sacralità. Beh, io ti ringrazio per queste belle parole. In realtà abbiamo fatto tanto, abbiamo creato tante cose, da qui sono nati tantissimi musicisti, si sono create tantissime situazioni, tantissime combinazioni musicali, e questo è quello che voglio, anche perché io, tra l'altro, oltre ad essere un mediocre imprenditore, sono un musicista, e tra parentesi ho anche degli avi molto famosi, tipo Edoardo Nicolardi, quindi voglio dire, sono nato nella musica, e quindi devo guardare a te o devo guardare là? Questa è la bellezza di Massimo Italiano, puoi guardare, no, dove ti pare. Spontaneamente detto, perché la guardo là, guardo là, capito? E solitamente tu da persona... Non la togliere. No, non si toglie niente, resta tutto, lei lo sa. Da persona umile quale sei sempre, insomma, in maniera molto discreta, dici, tento di fare musica. Tu sei un grande pianista, lo sappiamo, sei una persona che è riuscita a aggregare tanti musicisti, tanta gente che ama suonare, e soprattutto l'Upstrock, insomma, salvando la pace di qualche altro piccolo localino, è il posto dove veramente si è sempre suonato, dove il martedì ci si incontrava per le jam session, dove veramente tanti artisti sono nati, perché qui sono passati tutti, Massimo. Sì, in realtà sono passati tutti, nonostante io abbia fatto nel tempo delle virate, perché lo richiedeva il tempo, il momento, esatto, lo richiedevano, diciamo, le necessità anche musicali, per cui, nato come jazz club, oggi non potrebbe essere un jazz club, perché i jazz club di oggi, abbiamo visto la fine che hanno fatto. Logicamente ci sono sempre musicisti di altissimo livello, cioè io sono anche un sanguigno, tu pensa che addirittura non so se c'è adesso, comunque, uno dei musicisti che cura una mia parte musicale, fece un assolo e lasciai la cassa e gli dette andare un bacio mentre stava suonando, perché questa cosa la so, perché ti prese proprio dentro, perché qui non è soltanto sbattiamo le mani e facciamo tutti quanti, molti dicono facciamo il trenino, facciamo qua, facciamo là. Una volta solo l'hanno fatta per mi sfottere, perché sanno benissimo che io queste cose le abborro. Che poi venga la serata di divertimento, perché adatta al tipo di musica, che ben venga, voglio dire, ma non è che andiamo a preparare, a strutturare le serate per far divertire la gente, si balla sui tavoli o si fa o si dice, si ascolta la musica, che è la prima cosa. Poi per ballare abbiamo creato il momento successivo, dove c'è un DJ che vuole rimanere, balla con un'ottima musica, con un ottimo DJ che quest'anno abbiamo avuto, che è Danilo De Santo, che per me è uno dei più bravi. Io posso dire che ho ballato anche con gli Eclissi Sole. No, si balla anche con i gruppi, ci sono dei gruppi che ti coinvolgono talmente tanto che ti fanno... diventa veramente vita, sì, allegria. Sì, però senti almeno suonare, capito che voglio dire? Certo. Cioè, la cosa è bella, che è ballare sentendo suonare, non sentendo un iPad, certo, o sentendo un dischetto o una base. L'elettronica va benissimo, oggi uno dei problemi fondamentali della musica è l'elettronica, perché l'elettronica deve essere saper utilizzata,
Se viene utilizzata bene, i musicisti ne usufruiscono in maniera giusta, allora diventa un grosso ausilio. Molti invece la utilizzano proprio non conoscendo proprio niente, si Giusto. mettono, si scaricano la canzone che addirittura ti dice le parole che devi dire, il famoso karaoke. E Toglie magari l'anima la stonano musica. pure, voglio dire, come? Toglie l'anima la musica, però. Toglie tutto, toglie tutto, toglie tutto. E io su Facebook li sfotto tutti, sono amici miei, li sfotto proprio, cioè, quindi non ho, sulla musica purtroppo io sono senza mezze misure, cioè si sa suonare e a suonare, se non sai suonare, Fai leva altro. mano. Leva mano, fai il ragioniere, fai Il mestiere che meglio ti Messiere, servisce. fai tutto quello che vuoi tu, ma non fare il musicista. L'Upstroke in genere d'estate si trasferisce. Si trasferisce perché è bello stare anche all'aperto, è bello toccare nuovi lidi e tu riesci sempre, da giusto anfitrione quale sei, a portare un Upstroke itinerante. C'è però una particolarità. Oggi, questo martedì, chiudiamo il mese di maggio 2016. Si fa una jam session come di tradizione all'Upstroke, Sì. quindi i musicisti napoletani, come in due localini molto particolari a Londra, vengono qui, diretti in parte anche da Lino Pariota, e suonano. Ci si suona insieme, tra amici, tra chi non si è mai suonato, si fanno quelle, io dico, quelle giuste comunioni, sinergie musicali che dovrebbero esistere sempre. Oggi è un giorno per me allegro e triste insieme. Allegro perché ho finalmente un attimo di tranquillità prima che inizi la serata e ho Massimo Italiano qui con me, che è innanzitutto un amico, poi una persona che stimo, un ottimo musicista, anche se lui, insomma, dice sempre: cerco, credo di suonare, ma lo è. E poi è un grande imprenditore, perché portare avanti costantemente, tra mille difficoltà di altri locali, un locale come l'Upstroke, che è particolare, curato, il soppalco, il palco, gli strumenti, il bar, tutto, tutto, nulla, se, tutto sembra lasciato al caso. All'acustica è fondamentale, infatti qua si suona veramente in maniera egregia, perché ha un tipo di acustica quasi come quella di uno studio di registrazione per alcuni aspetti, e quindi è giusto dirlo. E a me dispiace perché pare che questa Upstroke non riapra nell'inverno prossimo, insomma, che in genere si torna tra settembre e ottobre, si torna all'Upstroke, c'è la serata inaugurale, tutti qui con Massimo Italiano e con i gruppi che sono, diciamo, quelli che sono oramai proprio di famiglia, fissi, che fanno le loro serate, più le new entry e quant'altro. Non riapre, perché non riapre? Cioè, non riapre qua a Via Coroglio, non riapre questa sala, questo soppalco, per una questione, insomma, che si è venuta a creare. Beh, diciamo, le situazioni sono tante. Certo. Ci sono alcune, diciamo, difficoltà, diciamo, interne, di cui è inutile che mi metta a raccontare, cose che la gente magari non se ne frega niente. Ci sono delle difficoltà, oggettive. Che sono quelle della musica, e te lo dico fra un attimo, e poi c'è un problema che prende un po' tutti quelli che stanno a Coroglio, che è questa, diciamo, questa bonifica che si farà, come sono 40, io sto qua da 26 anni, sento parlare di bonifica, da prima di arrivare già sapevo che bisognava Certo. bonificare. Però sembra che questa volta, avendo avuto magari alcune lettere di insomma di esproprio, eccetera, eccetera, si tirerà avanti per anni, quindi Certo. si potrebbe anche tranquillamente dire Continuiamo. continuiamo. Però uno dei motivi fondamentali è che io nelle cose non sono abituato a stare con un piede dentro e uno fuori. Certo. Non cambierei poi neanche più una lampadina, cioè se si fulmina lascio che rimanga Certo. così, Per un senso è di un precarietà che esempio. ti verresti a vivere. Allora io non c'è progettualità nelle cose, allora io Certo. preferisco bloccare quello che non mi fa progettare le cose, perché io devo essere sempre
devo sempre progettare qualcosa. Infatti, là ho Continua avuto evoluzione. cambiamenti Sì, pur pazzeschi. restando, è vero, mi Pur permetto di dire, restando sì, strutturalmente l'anima così, è quella, però evoluzioni continue. cioè, ha avuto delle evoluzioni, ha avuto dei momenti difficili come tutti quanti, però Certo. io sono stato sempre qua, sempre ad aspettare il momento giusto, che è sempre arrivato, perché l'ho costruito e l'ho cercato. Diciamo che questa volta un po'. Sai, mi ha aiutato un po' il fatto di Bagnoli, perché anche ricevuto premi Certo. sono ricevuto un sacco di premi, però mi ha aiutato un po', perché forse il destino o il Signore, a cui io credo molto, mi abbia voluto avvisare e dire: devi cambiare, devi Certo. cambiare, devi cambiare situazione. Anche perché in tutto questo, con molta tranquillità e molta serenità, dico che questa zona, quando sono arrivato io, era una zona, io ero il pioniere di Via Coroglio, cioè non c'era niente. È vero. Adesso è diventato, ho pubblicato anche le foto su Facebook, quindi chi vuole andare a vedere, Sì, Massimo ma sei diventato Max Italiano, italiano. va a vedere io che cosa ho scritto, se gli interessa. Ma ho messo delle fotografie scattate qui fuori, dove a un certo punto d'estate mi sembra di stare alla sagra del fungo porcino, È vero. e quindi io si perde, diciamo, quello che può essere. Anche io ci tengo anche a questo, per cui mi sono detto: ma che ci faccio qua? Una sbarca che vuole cambiare Qua rotta. dentro dico, sto nella casa mia, però io quando apro la porta devo dire: sto fuori casa Di mia. casa Non mia. ha già dire sto, scusate, a volte il napoletano No, ma rende al meglio. rende, quindi poi io ripeto, c'ho questa vena un po' napoletana anche poetica. Certo. E quindi niente, voglio dire, si crea sicuramente questo imbarazzo, di Non sapere se si è veramente a casa a propria casa propria, oppure. no, anche i clienti che vedono: ma che è successo qua fuori? Ma che cosa? No, perché quello io non voglio trovare scusanti. Io devo trovare c'ho già dei progetti, c'ho già delle Certo. idee, c'ho già delle cose, insomma, non è che sto qui Vabbè, fermo. li racconteremo quando al momento saranno Però ci realizzati le sono cose. delle cose che testeremo e vedremo. E vediamo quale sarà quella che si avvicina più all'Upstroke. L'Upstroke, guardatevelo, perché da dopodomani viene completamente smantellato. Quindi questo Io soppalco, girerò con la telecamera ogni angolo. questa console, queste cose, verrà tutto completamente smantellato, perché è tutto movibile, tutto ripetibile in un altro posto. Magari pure non a Napoli, potrebbe essere in un altro Perché no? posto. E Per quindi, me è sempre stato però, per internazionale. il momento testiamo delle situazioni così come stanno e vediamo che cosa succede. Stavamo perdendo un po' il senso della musica, il senso Quindi l'entusiasmo forse anche musicale. Sì. musicale. Pur essendoci veramente degli artisti, io dico: come fanno a suonare? Cioè, io non li trovo a nessuna parte, capito? Non li trovo a nessuna parte. Ho visto persone nascere dal niente. È una cosa che mi ha ricordato, per esempio, Aurelio Fierro, no? Che ha fatto una petizione per farmi aprire stasera, perché Sì. l'altra Infatti volta doveva essere l'ultima serata, però io tenevo 41 e mezzo di io lo febbre. voglio ringraziare Massimo Italiano che è ancora convalescente, però ha detto no, stasera ci devo No, essere, la zona è stasera casa mia. me l'hanno chiesto loro di Volutamente. aprire. Quindi voglio dire, e in questa petizione che lui ha fatto mi ha ricordato una cosa che veramente mi dà il senso
non di maestro di situazione, però uno che alla fine ha fatto delle cose e si ritrova, ha dato spazio a tutti quanti. Quando lui si ricordava quando si metteva dietro la batteria, io lo cacciavo perché non sapeva fare manco tre note. A cantare idem non sapeva fare niente. Adesso ci ritroviamo di fronte a un artista di calibro dico interplanetario, perché Aurelio, Elio per me, insomma, Certo. voglio dire, è quello che mi ha ricordato, sì, che lo cacciai praticamente da questa batteria. Ma Elio adesso suona la batteria e la suona bene. Canta e canta che fa paura, cioè fa paura. Quindi questo è un esempio di tante persone che sono venute, umilmente hanno continuato a fare determinate scelte qui dentro, di stare, di seguire, eccetera, eccetera, fino a che non hanno poi avuto il loro risultato. Anche delle unioni, vi Certo. ricordate? Ti ricordi Bennato quando fece quel personaggio Gio Gio Sarnataro Sannataro. con i Blue Staff? Si sono incontrati qua e Sì, hanno fatto, una cioè, serata normale, ci si si incontra sono loro e incontrati, si quelli. sono combinati qua. Tant'è vero, c'è il video di Gio Sarnataro fatto qua, proprio È vero. qua si vede proprio. Quindi voglio dire, sono tante cose, tanti artisti che sono venuti, che ti posso dire, artisti di jazz di fama internazionale, è venuto John Patitucci, è venuto Peter Erskine, sono venuti, sono venuti in tanti, è È venuta venuta la la musica. musica. È venuta la musica dal Ma mondo qui. c'ho tempo per raccontarti un Puoi aneddoto. raccontare quello che vuoi, Massimo Italiano. Praticamente io una volta mi ritrovai con i musicisti che stavano suonando, e c'erano tre ragazzi di colore che entrarono con fiati, trombe, eccetera, senza dire niente. Io non li conoscevo perché obiettivamente non sapevo chi era. Misero tutto su un tavolo, si montarono le loro cose, il bocchino, il bocchino, per carità, il bocchino E del. la parte terminale dove La si suona. parte terminale della tromba, insomma, chi con la tromba, chi col trombone, chi col sassofono, eccetera, eccetera. Insomma, dopo 3 minuti mi ritrovai a questi fiondati sul palco. Io, quasi incazzato, nero, dissi: ma come si permettono di salire lassù? Cambiasse subito idea. Cambiai idea quando una quarta persona disse: scusa, io li ho accompagnati, ma sai chi sono questi? No, questi sono i fiati dei Kool & Gang. Un momento qui Un alla momento, giusta. quindi voglio dire, c'è stato un Beppe Grillo che prima di avere le sue avventure Politiche. dice, politiche, veniva qua, cioè, entrava in cucina e dice: fammi lo spaghetto, perché io devo cantare, devo suonare. Bennato a suo tempo fatto quello che ha fatto, abbiamo avuto Britti, abbiamo avuto Chi meno non abbiamo c'è? Sergio Caputo, quando Sergio Caputo, no, adesso, Sergio Caputo era loro, abbiamo avuto, come si chiama, Ma sai Mike sempre Francis, per dire, cioè me lo cioè ricordo, Mike Francis me lo ricordo, ma un'annetta Mike fa. Francis qua sopra, e poi dopo un po', meno dopo un po', insomma, dopo è finito, ma personaggi di tutti i Massimo, però generi. dobbiamo dire quanti anni ha, perché tutto quello che tu stai dicendo, giustamente, ma tra nomi e qua, quanti anni c'ha? Massimo è giovanissimo. Io ho 18 anni. Ha mentito! È Però il mio cane giovanissimo. ce n'ha 26. No, io manco a farlo apposta la settimana scorsa, proprio qui, Hai mi hanno festeggiato? fatto anche un bell'articolo. Cristina Cenna mi ha fatto un bell'articolo sul giornale. Abbiamo fatto il mio compleanno e io ho compiuto 49 anni, quindi quasi mezzo secolo. L'anno prossimo tocca nell'Upstroke Qua festeggiare no, come se... qua Ah, no, qua no, ma qua no, nell'Upstroke sempre. perché sì, vediamo insomma se si chiamerà Upstroke in un'altra maniera. L'Upstroke, io ho dovuto fare un sondaggio, ho dovuto capire una cosa, e da là è nata la mia scelta. E cioè è Massimo Italiano che è dell'Upstroke,
Olaf Stroke è Massimo Italiano? Bella domanda, Mi sai sono perché risposto, tu ti sei mi risposto? sono risposto e mi hanno addirittura risposto, senza che io lo chiedessi. Posso dire la mia risposta prima che tu mi dica quella degli altri che non so? Io credo che l'apostrofe esista grazie a Massimo Italiano, No, aspetta. però sono entrambi, io dico, fusione l'uno dell'altro. No, questo volevo dire, non mi riferivo al fatto del grazie a Massimo esiste l'apostrofe, Certo, certo, perché io se c'è non la tua fossi volontà, la tua. musicista, se non avessi tante volte rifuso soldi, anche perché Certo. i momenti no ci sono stati, poi comunque d'estate chiudiamo, quindi voglio dire, le spese comunque vanno avanti. Voglio dire, per mantenere questa barchetta avanti, insomma, ci è voluto una persona caparbia come lo sono stato io. Io mi riferivo al fatto che se dovessi andare in un altro posto, cosa farebbe i miei amici, che ormai sono tutti amici, il mio pubblico, io non ho un pubblico, che non sono un artista, non sono un UPR. No, non è nulla del PR, tu Scusate, mi è venuto un attimo un di brivido freddo. di freddo. Cioè, non sono nessuno di questi che ha un pubblico, però insomma, la situazione che si è creata mi ha fatto capire che io sono l'upstroke. E per me questa è stata però me l'hanno proprio fatto capire, me l'hanno dovuto inculcare, me l'hanno dovuto imboccare questa cosa, che non ci credevo. No, è così. Sì, Che praticamente cioè, te ne vai tu qua in uno scatolone basta, è vero, ma è così, Max. e quindi io sono contento di questo e logicamente non è che posso dire dove vado, faccio e dico, no, devo offrire comunque quello che ho sempre offerto e sicuramente funzionerà. Sei stato sempre gentilissimo. Sono stata felicissima di spegnere le mie candeline. Non sono state poche, non sono stati pochi compleanni. Mi Sempre con. sembra 70. No, scherzo. Siamo Saranno state stati. 18, 19. Sì. No, aspetto qualcosa in più, però è stato bellissimo perché Massimo, proprio per quello che è. Di grande umiltà e perciò è un grande. E io sono convinta che ovunque sarà Massimo ci saremo noi perché, come diceva mia nonna, la casa è dove sei e ci sono le persone che ami. Quindi lui l'ha detto lui prima: non posso uscire fuori e dire qui dentro mi sento a casa e fuori non sono a casa perché lì deve essere comunque fuori casa mia. Quindi tu sei casa, tu rappresenti qualcosa di importante, sei una persona che ha dato tante volte, però pur di portare avanti gli ideali, i credi e soprattutto la musica, sei andato oltre ogni dubbio. Quindi io sono felicissima di essere qui stasera e non la voglio cogliere come una serata di addio, ma di proseguo, di Assolutamente. crescita, di evoluzione, perché sono certa che dovunque andremo con Massimo Italiano sarà come anche meglio dell'upstroke, se tale può essere, posso dirlo, e soprattutto sono felice che mi hai regalato questo momento con me, con Rotti Vitalia, Felicissimo perché io sei un personaggio, io sai, faccio quella piccola rubrica che a volte è itinerante, che si chiama D'amore e d'arte, e credo che tu sia una persona d'amore e d'arte. D'arte perché sei un musicista, suoni da quando eri piccolo, sei un pianista, conosci la musica, la sai leggere, la sai scrivere, quindi sei un musicista a 360 gradi. Poi sei un conoscitore. Quindi sei manager di te stesso e di altri, sei anfitrione, sei quello che ascolta la melodia, quella vera, quella che scaturisce dall'animo e poi dagli strumenti dei musicisti. E io quante volte ti ho guardato quando non eri lì alla tastiera, in un angolo, e battevi, portavi il tempo del basso e ascoltavi giovani emergenti che poi di lì a pochi mesi sarebbero diventati dei nomi nel.
nel panorama musicale, quindi questo significa essere passati all'Upstrock, che è come essere a Ronnie Scott di Londra piuttosto che allo Studio 54 in America. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che ha fatto storia a Napoli. Allora, è inevitabile che 26 anni di musica dal vivo non ne ha fatti nessuno, ma io nessuno. È vero. Un locale che vive 26 anni non esiste, non ho trovato nessuna parte. Volevo precisare giusto una cosa, sì, perché la voglio cogliere in quanto mi interessa personalmente comunicarla. Molte volte la gente mi vede chiuso quando tu hai detto io sono timido, sono una persona riservata, scusami. In effetti io sono una persona riservata e molte persone purtroppo credono che io sia un burbero, sai, perché uno capuzzo sotto naso. Invece no, non è vero assolutamente. Ne abbiamo fatto festa a casa, a fare la bordella, muina. Quindi io diciamo che... Mangiati a Pozzuoli, in barca, il gozzo. Non ne parliamo, periodi bellissimi. Bellissimi. E quindi voglio dire, ci tenevo a precisare questa cosa, che a volte l'apparenza inganna, io certo, non sono sicuramente quello che ti viene, posso dire, ti viene a prendere per il culo? No, lo puoi dire tranquillamente, io sono una che dice sempre un sacco di parolacce, insomma, no, non stiamo offendendo, sì, nessuno. Cioè, non sono uno che va a sorridere ad una persona, ciao, come stai? Ma sei un falso, sei un vero. Che poi magari non sai neanche un po' come si chiama. Certo. Ti ciao caro, cara, e poi non sanno neanche nome e cognome. Allora io oggi mi trovo che veramente ho tanti amici che non mi ricordo con i nomi, però sono persone che vengono sempre, cioè, comunque, però io non sono, capito, il tipo che non devo comprarmelo, non ho bisogno di dargli ho bisogno sicuramente di dargli accoglienza, la giusta accoglienza, per farti capire, anche quando è venuto un artista, è venuto Edoardo Bennato, è venuto 2 settimane fa, sai che cosa ho detto? Edua, è inutile dire che a me mi fa piacere che tu sai la coppa, certo, sta a te molto. Però fa quello che vuoi tu, cioè io non sono uno che ti viene a rompere le scale. Non costringi, ecco, è come chi invita a casa e dici, se hai piacere c'è un pianoforte là, lo puoi fare, una chitarra, che vuoi bere, puoi fare, puoi logicamente bere, questo lo spaghetto, fattelo, così come con tutti gli altri, anche non per forza con i personaggi, e lo fa anche con i non famosi. Allora, a questo punto, visto che siamo in uno stato di confessionale, io e Massimo Italiano sono appena 30 anni dalla prima volta che ci stiamo conoscendo, ho 50, sono più grande di te, avevo esattamente 19 anni, 20 anni quando ho visto Massimo Italiano la prima volta, e poi l'ho rivisto proprio qua, che l'Upstrock era nato ed era, diciamo, sia la festa, qualche festa di qualche anno, era una festa dove c'era un po' di gente di musica, e di lì a poco sarebbe poi nato, c'era già il progetto, sì, sarebbe nato, sì, l'Upstrock, sì, 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 e io sono venuta, guarda, se non proprio all'inaugurazione, tipo poco un paio dopo. Di sì, e Massimo fu un grande, esattamente come lui ora. Io l'ho chiamato, ho fatto un'intervista a dei giovani musicisti che ho conosciuto a una presentazione di un libro. Mi sono innamorata di questi ragazzi. Io non sono una conoscitrice di musica, seguo la mia anima, seguo il mio cuore, seguo quello che la musica mi dà, quello che i testi mi raccontano, e un po' raccolgo quello che è proprio il sentire dei giovani che suonano. E lo fanno suonando gli strumenti, non con la tecnologia come tanti si improvvisano musicisti. E beh, dopo, presa l'entusiasmo, ho chiamato Massimo Italiano. Noi ci sentiamo ogni tanto su Facebook. Ho detto: senti Massimo, io ti voglio dire una cosa, non sapevo neanche la questione dell'Upstrock. Ho detto: senti, ma il martedì c'è ancora la jam session, o già la stai organizzando per l'Upstrock estivo? E lui, insomma, mi ha detto: dice no, Anna, guarda, veramente sono ancora a casa un po' influenzato, sono reduce da un febbrone a 42, sto prendendo le vitamine, mi sento una schifezza, però doveva essere martedì scorso l'ultima giornata di chiusura dell'Apps, mi hanno convinto, hanno organizzato, hanno fatto sì che si aprisse anche martedì. Ho detto: a me posso portare questi ragazzi che ho ascoltato, c'è la cantante, una voce bellissima, suonano, è bellissima la storia che c'è dietro.
e lui come se fosse la cosa più, cioè come se io fossi il più grande produttore o manager musica. Ah, non è quello il problema, vieni, è un piacere. Dare la possibilità di far suonare i giovani è sempre una cosa bellissima. Ecco, questo è Massimo Italiano. Ha citato Bennato, che è un grande cinchiniano, insomma, però non chiude la porta di casa sua a nessun giovane musicista. Perlomeno, ecco, gli dà, dice, lì, vuoi suonare? Ai Sono contento. mercenari sì, ai musicisti a porta aperta Certo, dovunque. certo. E questa cosa è meravigliosa. Quindi ho detto, Max, ma allora a questo punto mi devi raccontare un po' di Massimo Italiano e Abstrock, che è legato a questo momento, però io adesso non voglio neanche insistere, perché veramente Max, cioè, una settimana di febbre a 42, insomma, veramente massacrerebbe chiunque. La famosa febbre da cavallo, sarà stato che cavallo che mi avrà mischiato questa febbre, non lo so, ma È una cosa bestiale, comunque veramente mezza Napoli, insomma, ha beccato questa forma influenzale brutta, violentissima. brutta, brutta, brutta. E quindi stasera siamo qui. Io voglio innanzitutto ringraziare Max, Massimo Italiano, Ringrazio di vedere. perché, come sempre, un signore, una persona per bene, mi ha aperto ancora una volta le porte di casa sua, qui, l'Abstrock a Via Coroglio. Io adesso, appena chiuderò con lui, gli darò un bacione. Poi mi faccio ogni angolo con questa telecamera, perché questo è un posto sacro, un posto che ha dato la possibilità a tanti giovani di farsi notare, diciamolo. Ma quello è la musica, cioè, E io ho con noi. sempre detto, una volta scherzando, tutti quanti dicono che schifo Sanremo, però tutti ci vogliono andare, perché comunque è un palco che in qualche modo ti toglie e ti dà, insomma. Certo. Qui si dà. Se hai qualcosa, ti dà. Io ho visto tanti giovani suonare, e quelli che avevano il soul, quelli che veramente suonavano, sono arrivati. Sì. Sono stati colti da altri, ma sono i tuoi ospiti, sono sempre personaggi. Il martedì, ma anche negli altri giorni che l'Abstrock ha sempre funzionato, sono i musicisti, vengono per affetto, vengono perché tu sei uno che sa accogliere, sei uno che sa gratificare l'amicizia e la professionalità. E veramente devo dire che Massimo Italiano è l'Abstrock, e l'Abstrock senza Massimo Italiano non è niente. Grazie Massimo Italiano. Grazie, grazie veramente di cuore per tutto quello, tutto il tempo che mi hai dedicato per questa cosa. Ci vediamo La presto. prossima volta mi Ti posso invitare? prometterai. Ti prometto quello che vuoi, però io ti devo strappare una promessa. Riprenditi, ti voglio all'Attico Partenopea, via Santa Brigida, tra i tetti di Napoli. Raccontiamo Massimo Italiano, perché 26 più anni sono da raccontare. Un giovane che ha avuto i natali famosi, insomma, un Nicolardi tra gli avi, non è da tutti. Non è Certo. da tutti saper suonare a occhi chiusi, saper scrivere la musica, leggerla. Non è da tutti dare la possibilità agli altri di farsi notare e di fare strada. Una vita fatta per questo. Voglio ringraziarti e ti voglio soltanto Dimmi. invitare la prossima volta che tu userai questo microfono e saremo seduti, ma saremo seduti nella nuova situazione Assolutamente sì. in cui io sarò convinto di poter offrire quello che oggi serve, perché c'è anche questo, il cambiamento musicale. Teoricamente io dovrei fare la fiera dei DJ per quello che oggi i giovani vogliono, ma non è mio campo, non è mia cosa, cioè Non ti butterei appartiene. l'arte nel gabinetto in un attimo. Mi auguro che possa, cioè ti invito a venire a fare la prossima prossimo Incontro video con te. incontro video di 3-4 mila ore come adesso, a farlo nella nuova location in cui si farà, continuerà a fare la musica con le giuste Come ti ama modifiche, farla, certo. con le giuste modifiche. Allora, alle prossime 3-4 mila ore, perché è vero che io spesso anche in redazione dicono,
Anna, ma fai dei video lunghissimi. Ma come si fa a non ascoltare tutto questo? Cioè, come si fa a ridurre in poche battute un luogo sacro che ha dato la possibilità di far ascoltare la musica, farla suonare e far diventare ragazzi semplici dei cantanti affermati? Tu lo sai quando tu allunghi, allungo pure. Poi dopo, se vuoi tagliare, tagli. Non so se taglierò qualcosa, perché a me, quando sono le cose così belle e spontanee come con te, non taglio. Poi chi, Massimo, ma chi non ci vuole sentire, non ci sente. Io la metto su web. Poi penso che ci sentano. Nel 97. Accidenti, che anni, ragazzi. Io sono stato il primo che ha fatto un CD nel 97. Se tu dici facciamo un CD oggi, lo facciamo, andiamo all'ufficio, facciamo un CD e un momento lo pubblichiamo. Nel 97 non c'era internet, non c'era niente, e tra parentesi sono stato uno dei primi che, al posto di questi divani, c'erano le postazioni internet con il... È vero, internet poi. Con l'istruttore che spiegava che cos'era internet. È vero, per dire. Questa saletta qua proprio, hai ragione. Nel 97 facemmo un primo che poi, insomma, voglio dire, è stato poi talmente, diciamo, alla portata di tutti che non serviva più. Live Collection CD, Upstock Live Collection. Ce l'ho di là, vorrei mostrarvelo, dovrei fare un allucco enorme per dire portata, ma non CD. Patrizia, urlo io, urlo a bassa voce, si può dire. Patti o qualcuno dell'Upstock, dello staff, mi porta un CD del 97. Allora diciamo che dopo lo facciamo vedere. Cerino. Eccolo qui, eccolo qui. Personaggio famoso dell'Upstock. Ormai è fatto pure lui. Ha fatto le melanzane, va, per non dire le sue evoluzioni. No, nel senso che è affezionatissimo. Ecco qui. Ecco il nostro amico, vedi, gli amici. Grazie. Eccolo qui. Questo, per esempio, è un CD fatto nel 97 live. Con masterizzazione, senza ritocchi, senza niente. Ma questo come me lo devi regalare? Te lo regalo sicuramente. Con la dedica? La dedica te la faccio dopo, mica mi posso mettere a fare dedica per... No. Ti faccio una bella dedica. Video, no, bella. Tieni le unghie, se lo apri un attimo ti faccio vedere... Sì, leggilo, guarda, non lo do quasi mai il microfono a nessuno. Sono geloso. Va bene microfono. Così. Io ho le unghie, però stasera non funziona. C'ha la linguetta, che questo qua è stato fatto con la Sony. Ah, eccolo qua, Sony Music. Capito? Non è un pezzotti da strada, ecco qui, eccetera. Da buon Sony Music, ecco qua. Capito? Allora, se lo apri, guarda anche la cura che io mettevo nelle cose, guarda il CD dentro come è fatto. Cioè il CD con è questo. Il logo Upstock. Capito? Ed è suonato... Di leggenda. Esatto, tutti i... Marco Zurzoro, Body and Soul, Filippo... Madonna, stanno tutti, Sirius, Seda, ma Max... Sì, qualcuno è rimasto, qualcuno è... Daniela Carelli. Grande Madonna, Daniela. Me la ricordo sempre. Quindi questo è un mio regalo, il mio pensierino. Signori, questa è una grande emozione per me, Anna Copertino, dopo tanti compleanni... tra cui uno fatto nel 2007, quello me lo ricordo, qui all'Upstock, perché stiamo parlando del 97, e poi ho detto a Massimo Italiano prima, adesso staccherò dal muro un logo di app, di faccio un po', faccio invece, me lo straccerò dal muro, me lo metterò a casa in una teca, insomma, invece dei ventagli mi metto il logo dell'Upstock, che è molto bello. Siamo un po' ancora vergini, quindi magari... Me ne straccio, assolutamente. Uno, non di quelli attivi. Allora, guardate. Si staccano e si rompono. No, non dobbiamo rompere niente. Però l'ha promesso in diretta. Io dopo mi farò fare la foto mentre lui me lo cede in forma, cioè, e sarà come un premio giornalistico. Ultimamente mi hanno dato qualche premio. Per me, ricevere da Massimo Italiano uno che è un logo dell'app, cioè stiamo parlando di questo, no? Che io prima ho fotografato. Vediamo se si stacca, posso alzarmi? Certo che puoi alzarmi, sei molto alto.
Vediamo. Ma sei se sicuro che lo vuoi? Proprio questo vuoi staccare? C'è questa cosa che stiamo facendo. Non lo rompiamo però, Massimo Italiano. Ti prego. Madonna, è una bella colla siliconata. Vi prego, mi sta dando il logo dell'Upstrock. Ce lo metterò in redazione, Rotti in Italia. Questo vabbè, è proprio in diretta un pensiero. Allora, io sono lieta di accettare questo, posso dire, questo premio. Cioè, penso che me lo invidieranno tutti, signori. Sicuramente. Guarda, porto a casa il logo di Upstrock. Massimo Italiano me l'ha regalato insieme al CD. E come ha detto lui, lui mi ha fatto una promessa, io l'ho fatta a lui, ci vediamo presto. E raccontiamo Massimo Italiano e raccontiamo la nuova location dove fare, continuare a fare la se vera musica. Se vuoi raccontare Massimo Italiano devi comprare almeno 4-5 batterie di ricambio per la c'è quella telecamera. Batteria è magia, come dico. Oppure io. Oppure la devi tenere sempre in corrente. La mettiamo in carica, faremo delle puntate di Amore d'Arte su Massimo Italiano. Massimo Italiano avrebbe da raccontare molto. E noi racconteremo. Grazie Max.